Non si dimentica della giornata nazionale dedicata ai disturbi del comportamento alimentare il comune di Gubbio, che a breve aprirà un centro di ascolto per i cosiddetti DCA, uno spazio gratuito a cui sarà collegato anche un numero di telefono in cui accogliere tutte le persone che potrebbero trovarsi ad affrontare una patologia connessa all'alterazione delle abitudini alimentari. L'annuncio è stato fatto dall'assessore alle politiche giovanili, Simona Minelli, in un partecipato incontro dal titolo Laboratorio Lilla, svoltosi alla Biblioteca Casperelliana, curato e moderato da Giulia Nardi, in cui sono intervenute Maria Grazia Giannini, presidente dell'associazione Il Bucaneve, e la biologa nutrizionista Sara Boldreghini, incontro che ha voluto rappresentare un'occasione di condivisione di conoscenza e di esperienze legate ai disturbi alimentari per informare e prevenire attraverso la parola, ma anche per mezzo dell'esperienza creativa. È l'unica patologia che negli ultimi 10 anni è aumentata del 300%. Non esiste un altro problema che abbia avuto questo aumento così esponenziale. In più, dopo la pandemia, il dato del Ministero ci dice che è aumentato del 40%. Dalle telefonate, dalle richieste di aiuto che riceviamo, assolutamente corrisponde se non di più. Inoltre c'è da dire che si è allargata la fascia di età, cioè si ammalano prima molto più piccoli e anche quelli molto più grandi. Ci sono, diciamo, i tre grandi gruppi che sono l'anoressia, la bulimia e il binge eating o disturbo d'alimentazione incontrollata, che sono quelli più conosciuti e più diffusi. Poi il disturbo alimentare ha preso molte forme. Nei giovani, per esempio, è molto diffusa la drancoressia, cioè ragazze o ragazzi che non mangiano quasi nulla durante il giorno per poi bere moltissimo la sera, quindi molto pericoloso. Che ruolo può svolgere in tutto questo la figura del biologo nutrizionista? Il biologo nutrizionista non può dissociarsi da un lavoro di equipe, cosa fondamentale, perché comunque la diagnosi deve essere effettuata da un medico specialista, nella maggior parte dei casi psichiatra, che chiaramente, diciamo, diagnostica la patologia, la prende in carico e poi stabilisce un percorso terapeutico adeguato con il supporto di altri specialisti, quindi il biologo nutrizionista, lo psicologo, lo psicoterapeuta, quindi comunque una serie di interventi mirati al recupero della persona nella sua totalità. Durante l'incontro, l'associazione Umbria in Voce ha dato vita alla performance dal titolo Dare voce al corpo. Ospite speciale del laboratorio è stata Aurora Caporossi dell'associazione romana Animenta. Animenta è un'associazione che si occupa su tutto il territorio nazionale di attività di prevenzione e supporto nell'ambito di disturbi del comportamento alimentare. L'associazione nasce dalle storie, in particolare dalla mia esperienza personale perché a 16 anni ho sofferto di anoressia nervosa. Nasce dalle storie anche delle persone che vivono accanto a chi soffre di un disturbo alimentare con l'obiettivo di abbattere lo stereotipo, lo stigma che per tanto tempo e ancora oggi caratterizza queste patologie. Dai disturbi alimentari è possibile guarire? Sì. Ovviamente è possibile guarire se quando chiediamo aiuto poi effettivamente abbiamo un territorio che questo aiuto ce lo offre. Disturbi alimentari sono patologie psichiatriche molto complesse, sono state definite una vera e propria epidemia sociale proprio perché caratterizzano più di 4 milioni di persone. In realtà questi numeri non sono delle stime certe perché c'è tanto sommerso, ci sono tante persone che non riescono ad accedere alla diagnosi, tante persone che non riconoscono di avere un disturbo del comportamento alimentare. Queste patologie spesso rimangono nel silenzio, rimangono nell'invisibile. Fare una corretta informazione e sensibilizzazione è fondamentale.